Aspetta, ok, eliminato questo. No! Non dovevi eliminare questo? No! Questo invece gli ho sparato. Ma questo esplode! Questo esplode! Sono uccelli esplosivi, Abbiamo il carbone, alleluia! Continua a triturare, continua a triturare senza il benché minimo rispetto. Sì, sì, sono tre meravigliose uova oscure da 50 kg l'una. Ma è troppo carino, sembra uscito da un cartone animato della Disney praticamente. Questi letti sono adatti soprattutto ai PAL, quelli più grandi. Ti vuoi togliere che devo provare la nuova pistola? Ok, 53, non è decisamente niente male. Oh merda, sono dentro la montagna, sono dentro la montagna, sono dentro la montagna. Ayo, fate l'amore con il sapore, come va? Tutto bene? State facendo cosa? Wow! Signori, vi siete dati un po' troppo da fare, tuttavia mi fate notare che non c'è più la torta, tranquilli che ve ne ho portata un po' io. Oh mio Dio, quali pal uscivano dal loro accoppiamento? C'ho tipo un super mega vuoto di memoria. Nel frattempo ho spawnato un po' di malpaca perché mi servirà una grande quantità di lana. Sì, come potete vedere, ne hanno prodotta... Wow! Porca la miseria! No, no, meglio così, Non ho mai visto tanta lana in vita mia. Scusate, permesso, devo raccogliere tutte cose. Bravi figlioli, una volta tanto sono fierissimo. Fiererremo di voi. Aspettate che... Wow, ci sono altre 76 anche qua dentro. Recuperiamo anche le monetine. Aspettate che mi porto via anche del paldium, che lo sto finendo. Che poi l'ultima volta che sono stato qua... Aha, ecco, avevo richiesto del paldium. Wow, aspetta, pieno di tessuto anche di qui. Mi sa che ne ho spawnati tre invece che due. Sì, c'è un altro malpaca stile Sailor Moon anche da questa parte. Allora, figlioli, bentornati su Palworld. Mi ero dimenticato di fare la intro. Nei commenti mi avete consigliato un altro accoppiamento di pal con due pal abbastanza particolari: Grizzbolt, che abbiamo ottenuto lo scorso episodio proprio dalle uova, e il Relaxaurus. Mi avete detto che verrà fuori un pal molto ma molto di fuoco. Allora, direi di togliere per adesso Petalia e il nostro Mossanda. Ottimo. E mettiamo invece questi due nuovi ragazzuoli. Oh mio Dio. Aspetta, il Relaxauro non l'ho mai visto nella base, signore. Beh, ce la faccio a prenderlo. Scusate, è un po' un attimino oversize, ma facciamo finta di nulla. Ok, e fuori uno. Grizzbolt, dove poi è andato? Grizzbolt? No, non devi far fuori la legna. Wow, c'è una mega accetta. Da quando hai una mega accetta, Grizzbolt? La cosa è molto inquietante. Voglio dire, siete tutti e due dei pal di un certo... di una certa stazza, mettiamola così. Vi ho portato anche la torta per fare le cosacce. E vi sono tutti felici e contenti. Quello non riesce neanche a entrare nella casetta. Vabbè, divertitevi figlioli, io dopo vengo a recuperare casomai l'ovetto risultante. Signori, vi state prendendo cura dei miei campi, vero? Non mi fate arrabbiare. E smettetela di abbattere alberi tutto il giorno. Oh, sono pieno zeppo di legna, che mi arriveranno le peggio denunce da WWF, compagnia bella, ambientalisti e tutte cose. Scusate che è pieno zeppo di minerali perché li distruggono, ma poi non va... Pazzo mio, è ridicolissimo. Ma poi non vanno effettivamente a recuperarli. Ciao Naruto. Perché si trovano fuori dalla loro area di azione. Allora, datemi mezzo secondo perché... buongiornissimo. Io ho trovato un nuovo grande ed oscuro. Non so chi possa appartenere a Tombat. Oh mio Dio, Tombat è in verità un gatto molto ma molto oscuro che tende a spawnare durante la notte. Dimmi che non hai freddo. No, per adesso sei abbastanza a posto. In effetti ero curioso di vedere le sue abilità, di solito di livello abbastanza basso. Oh, un altro Anubis. Oh, bene, bene, bene. E questo dovrebbe essere un ovetto abbastanza standard, nulla di speciale. Un altro Selarei, perfetto. Allora, avevo ancora un paio di uova, ma ormai ci rilasciano tutte dei pal che abbiamo incontrato. Oh, no, buongiornissimo. No, questo voglio. Di pal che abbiamo incontrato letteralmente in lungo e in largo. Panging mi è spaventato tantissimo, ciccio. Allora, da questa parte richiediamo altra carbonella. Grazie, molto gentile. Tuttavia qualcuno potrebbe domandarmi: Lon, ma perché stai accumulando un'immane quantità di lana? Perché si... Ah no, abbiamo level upato! Stavo per dire siamo a un passo dal level up. E invece no, nel frattempo abbiamo raggiunto il livello 36. Allora, lo scorso episodio, quando abbiamo raggiunto il livello 35, ho tralasciato questi progetti, tra cui le ultrasfere, la catena di montaggio delle sfere, quella più avanzata, i circuiti stampati e chi più ne ha più ne metta, la fibra di carbonio. Ok,
che richiede tuttavia il carbone. Il carbone ce lo andiamo a procurare in questo episodio. Mi avete consigliato tuttavia di portarmi via un piccone fatto con il metallo raffinato, che tuttavia non abbiamo perché ci serve il cocchio di carbone. Allora, morale della favola, se vogliamo potenziare qua la nostra base, dobbiamo craftare i letti dei pal, quelli grandi più grandi, che neanche a farlo apposta, intanto sblocca il progetto, richiedono il tessuto di alta qualità, che a sua volta ci richiede, guardate un po' cosa, la lana. Perfetto. Magari, vabbè, io intanto sblocco i progetti. È comunque un fucile a colpo singolo, a me va bene comunque. Ah, aspettate, prima che mi dimentico, sbloccami la sacca quella grande per il cibo, che non ci serve uno stracocchio di nulla. Ma mi sono accorto che un sacco di tempo fa avrei dovuto sbloccare il set dei tappeti e c'erano anche i set delle piante da mettere in casa. Se mettiamo i letti grandi più grandi, signori, vuol dire che quest'oggi dovremmo anche distruggere praticamente tutta sta zona e ricraftarla ex novo per la mia grandissima gioia, yay! E voi pensate che io me ne sia dimenticato? E invece no, la pistola di livello 5, vi ricordate lo scorso episodio? Abbiamo... Oh, la posso craftare! Oh, bene, 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 richiede tanto. 337 lingotti, mi prendete per il chiurlo, e 100 unità di olio di pal di alta qualità. Allora, per craftarla... vabbè... Non vedo neanche la barretta. Gioco? Eccola lì, è appena comparsa la barretta, un pixel. Lasciamo che Naruto e i suoi amici lì si divertano a craftarla appena possibile. Si è bloccato. Crafting cosa che sei bloccato, imbecille? Aspetta che li respawno direttamente io. A posto? Vediamo se qualcuno va là sopra a craftare cose. Inoltre, mi sono appena ricordato che ci sono 4 minuti di video dello scorso episodio che voi dovete ancora vedere. Quindi ci vediamo fra 4-5 minuti, figlioli. Io non sono una persona molto intelligente, ma credo che l'altro beacon invece sia rimasto bloccato all'interno della mia abitazione. Cioè, finita di niente. Signore, che ci fa nella mia camera da letto, razza di imbecille? Cosa ci fate qua? Non hai motivo per essere qua dentro. Anzi no, guardar bene, sei nel mio bagno. Come sei entrato nel mio bagno, sbircione schifoso? Allora, fatemi distruggere quella lampada che ho craftato un sacco di tempo fa. E al suo posto qua sopra invece mettiamo, scusate per l'inquadratura figlioli, un bel candelabro. La stessa cosa possiamo fare casomai anche ai piani inferiori. Ma sta calando le tenebre, non lo so, ogni tanto... Ah no, ho distrutto una lampadina, è anche normale, distruggimi anche questa. Il problema del candelabro è che potrebbe occupare forse un po' tanto spazio, se vogliamo essere onesti. Cioè... Fun fact, a casa di mio fratello c'è un lampadario che gli aveva regalato mia zia anni fa. E più o meno sì, questo è il risultato. Anzi, in verità ti arriva a livello mento, perché hai i soffitti del suo appartamento che sono bassi. E ancora mi domando perché. Ancora mi domando perché, ma lasciamo stare che è meglio. Senti, accettiamo il tutto molto passivamente. Casomai in camera da letto. Sei ancora qui, mi hai fatto cagare in mano. Porca miseria. Possiamo mettere uno di questi a muro? Dovrei poterla craftare io senza troppi problemi. E voilà! Che vuol dire accendi F? Cosa ho acceso? Perché le luci sono sempre accese, a prescindere. In verità mi sembra molto più delicata di quelle luci che abbiamo spawnato e craftato all'inizio del gioco. A quella non ci arrivo io. Ragazzi, come faccio? Ok, cerchiamo di respawnare tutti i deficienti che si sono buggati. Ecco qua, apposta! Sarai sicuramente affamato, razza di imbecille. Ok, andatemi a craftar cose. Fun fact, queste lampade, che come potete notare sono anche bassine, no, non possono essere messe su una stanza alta 1. Quindi andiamo sempre di lampade a parete. E via. In qualche modo il telone combina sempre. Aspetta un attimo, ma sono candele vere o sono lampadine fatte a candela? Perché davvero generano pochissima luce. Fammi vedere, perché ho visto che hanno craftato quello in cucina. Ok, sto candelabro non è niente male, cioè è ridicolo, ma non è niente male. Aspettate che intanto recupero questo, perché i ragazzuoli c'hanno sempre fame, sti rompipalle, a posto. Ed eccoci ritornati nel presente. Quello che volevo dire è che mi sto innamorando di questi, chiamiamoli candelabri, non saprei come altro definirli, lampadari e via dicendo. Più che altro perché non fanno troppa luce, fanno una giusta quantità senza dare eccessivamente fastidio. Quindi vorrei cogliere la palla al balzo per metterli letteralmente dovunque, anche al posto ovviamente di quelle torce che a sto punto sono completamente inutili. Qualche palla mi ha anche craftato il lampadario superiore. Guardate, è una luce molto ma molto soffusa ed elegante. Non mi dispiacerebbe avere un po' di luci anche qua in camera da letto. Spavento! No, non devi venire a craftare questi, devi... volevo che mi craftassi quelle cocche di armi. Mi dicono dalla regia che ho finito i lingotti.
In quale universo parallelo io ho finito i lingotti? Ma manco mai nella vita? Molto probabilmente li dobbiamo recuperare. Ah, ecco. E ora sono sovrappeso. Quanti lingotti possiamo fare? Oddio, neanche troppi. Craftano almeno un centinaio da questo lato. Per mia fortuna, mio Dio, stiamo trasportando il 50% di peso in più. Qua dietro c'è un armadio, quindi non devo fare altro che fare così. E vi sarò tutti felici e contenti. Perché ci sei ancora tu? Non ti avevo tolto dalla base perché non producevi abbastanza fuoco, calore e via dicendo? Ah, gente, mi sono completamente dimenticato. Vi ricordate Reptyro, che abbiamo catturato lo scorso episodio con un bel po' di porchi? Guardate un po', abilità di fuoco di livello 3, quindi lo piazziamo all'interno della base, proprio al posto di Incineram e tanti saluti. Wow! Sì, potete notare che è decisamente molto ma molto ingombrante. Signore, lei dovrebbe tipo alimentarmi questi? Ce la fa? Sì, lo sta facendo anche se non riesce a ruotare. L'importante è che funzioni, figlioli, l'importante è che funzioni. Il resto dei lingotti me li sgnacchi da quest'altra parte. Come va il crafting della mia pistola? Nessuno è venuto a darmi una mano, ma per davvero? Devo andare a prendere io manualmente Anubis e lo sgnacco lì forzatamente a lavorare. Aspetta un secondo che mi sono appena ricordato che dobbiamo craftare un po' di oggettini nuovi, come ad esempio i polimeri, che richiedono ovviamente l'olio di PAL di alta qualità. Sti bastardi. Ah, le fibre di carbonio le possiamo anche fare con la carbonella, solo che ce ne richiederà più rispetto al carbone. Bravi, bravi che mi avete dato anche le ricettine alternative. Mettiamola così, se mi crafti un po' di proiettili per la pistola, onestamente non mi offendo, anche perché appena sblocchiamo la pistola di livello 5, ne vedremo delle belle. Io ti sto odiando, ciccio, che tu non c'hai idea. Stavi trasportando risorse. Devi lavorare, porca... Perché no? Perché no? Vai a lavorare! Ma porca la miseria! Nessun lavoro disponibile, oh mio Dio! Non mi dire che dato che è un progetto di livello molto alto, serve qualcuno che sia effettivamente di livello sufficientemente alto, altrimenti non lo possono prendere in carico. Oh, ma dai, è una gigantesca immane presa per il chiurlo. Posso dirlo con assoluta certezza. È una truffa di proporzioni bibliche. No, ragazzi, io non posso star qua. Ci vorranno, dico poco, 20 minuti. 20 minuti. Allora, signore, non faccia casino, mi raccomando. Noi intanto possiamo partire all'avventura, ora che ci penso bene, per andare a procurarci quel cocchio di carbone. Mi avete consigliato nei commenti di andare in questa zona. Ci dovrebbe essere un'area piena zeppa per l'appunto del suddetto carbone. Ok, ne approfitto anche per esplorarla, perché lo scorso episodio, come ben sapete, abbiamo iniziato a viaggiare con il caro buon vecchio Beacon. Wow, meraviglioso, come ho detto più volte. Oh, stiamo entrando in una nuova zona. Vediamo un po'. Oh, che cos'è quello? Dig Toys? Aspetta, ci sono le tartarughe ninja e nessuno mi ha detto nulla. Ma è una tartaruga bellerima e anche molto incazzata con la vita, ho sbagliato a premere tasto. È un pal di terra, quindi dobbiamo spawnare qualcuno di elemento erba, non è... Wow, un problema, aspetti! Scusi, porti pazienza... Ma ti pare il caso porca di quella iperporca? Aia, ok, fa un pochettino di danni, ma la posso abbattere senza troppi problemi. Aspetta, questa è la tartaruga in grado di ottenere una grandissima quantità di risorse di cui mi avete parlato in passato? E olè! Wow, mi dà anche un bel po' di esperienza. Cos'è quella specie di balena di terra? Doomwood? No, cosa ti è successo, ciccio? Zio Billy, che espressione da rincoglio... che bellissima faccina che non hai. Ok, provo ad attaccarlo direttamente. Io non si incocchi. Wow, ok, si è incocchiato leggermente. È che ho paura che se spawno i pal me li sciottano alla velocità della luce. Bosci, ciccio, vieni a darmi una mano. O fra un decennio siamo ancora qua. Non troppo. Aspetta. Cerchiamo di non usare le ipersfere. Le teniamo casomai per i pal di un certo livello. E voilà, ne abbiamo ottenuto un altro. Laggiù abbiamo una... No, digitale. Ma che fa? Fugge. Adesso ho paura. Signora, non mi prenda in giro. Venga a giocare con noi. C'ha le trivelle sopra. Ma è troppo bella sta cosa. Piano. No, non esagerare. Non stiamo cercando di ammazzarla. Cerchiamo di risparmiare... Wow, che abilità fighissima! No! Dicevo, cerchiamo di risparmiare un po' sui proiettili, che non sarebbe male. E ne abbiamo ottenuta un'altra. Dove poi sarà sto cocchio di carbone? Non mi avete dato le indicazioni sbagliate, vero ragazzi? Allora, aspettate che intanto catturo un altro di sti cosi. Se lo attacco da dietro... Oddio, andremo già di 20% per dover di cronaca. Vediamo se siamo fortunati. Wow! C'è stata un'esplosione devastante! Che sta accadendo laggiù? Wow! Qualcuno si è fatto esplodere. Aspetta! No, facci piano. Non l'ammazzare.
Mi ero completamente distratto. Entra nella sferetta, io te lo comando. Ah, a posto, abbiamo un altro Doomud. Che dite, assaltiamo la base del nemico? Gli andiamo un pochettino a rompere le balle? Buongiorno signori, come andiamo? Tutto bene? Qualcuno ha ordinato un po' di proiettili sulle gengive? Non fate complimenti. Tanto a casa ne posso craftare quanti mi pare piace. Oddio, c'è solo un toco toco. Nulla di che, purtroppo. Wow, 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 aspetta che c'erano le bombe a mano, sti fetenti maledetti. Aspetta, ok, eliminato questo. No! Non dovevi eliminare questo? No! Questo invece gli ho sparato. Pensavo avesse la barretta della vita piena. Ma è un super mega gomblotto. Sono stati commessi degli errori. Ecco qua, signore. Esca pure. È stato un piacere liberarla. Quando mai nella vita? Wow! È un'armata di toco toco. Guarda quanti. Ti vuoi levare? Ogni volta che spawno lui, mi sta davanti alla telecamera. Vabbè, ma questo... No, questo è minerale normale. Non penso che sia quello che stiamo cercando. Allora, io provo a percuoterlo come non ci fosse un domani. Sì, mi dà normalissimo minerale. Sembrava più scuro per via della luce. Forse devo procedere verso un'altra zona. Ah, un'altra tartarughina. Mi dai una manina, che questa è di livello un cicino più alta. Bravo, non esagerare. Non esagerare, porca la miseria, vai così. Gianbrunilde, ti eri tipo buggata per un secondo? Stendiamo un velo pietoso che è meglio. Ah, a posto, non dovrebbe uscire dalla sferonza. Vediamo di passare al prossimo. Ne abbiamo altri anche qua. Gente, cosa cocchio sto guardando? Hangyu. Va bene. Non credo sia un pal poi così tanto speciale e di livello anche abbastanza basso. Gli sparo giusto un po' di colpi. Che roba sei? È tutto braccia. In verità mi ha fatto abbastanza impressione. Bushi? No, Bushi, non fare fuori gli uccelli. Bushi, non rompere. Ma non volevo. Ma questo esplode! Questo esplode! Sono uccelli esplosivi. Ok, i tucani esplodono. E levati bastardo, ora lo sappiamo. Ecco perché abbiamo visto una grande esplosione prima. No, no, stammi lontano, pezzente maledetto. Sono tutti troppo triggerati. Ok, ho trovato la vallata delle tartarughe. Sì, ma col moschetto davvero ci mettiamo una vita. Salve signore, come va, tutto bene? Aspetti che sennò non posso ricaricare wow, quest'arma a posto. Come fanno ad attaccarmi dopo che sono finiti nella sfera? Sta cosa io non la capisco proprio. Quindi dobbiamo sparargli letteralmente in faccia. Si è girato all'ultimo per fargli più danni. E spadoinkete! No! Questa mi è morta. È stato un incidente in buona fede, mi scusi. Aspetta un secondo. Questa roccia ha un colore nettamente differente. Oh, ok, questa volta sono sicuro di aver trovato l'elemento giusto. Sì, abbiamo il carbone, alleluia. Alleluia. Wow, me ne droppa anche una grande quantità. Sì, dovrò stare qua tipo tutto il giorno. Ma vabbè, dettagli. Non mi dite che dobbiamo craftare una base. A quanto pare sono sovrappeso. Oh, ma che stracocchio. Anche in una zona dove ci sono i depositi di carbone. Oh mio Dio, quello è un Anubis gigantesco. Aspetta un attimo, fammi vedere. Ah, ah, Anubis livello 47. No, è un pochettino, un po' troppo overpower per noi. Non ho depositato questo. Ma porca la miseria, ci sono teletrasportatori qua vicino? Gioco dice no. Domanda da un milione di dollari, io posso cavalcare Beacon? Gioco dice assolutamente no, pensavi di fregarmi? Bastardone. Ah, a questo punto droppami questo e chi se ne frega. A posto? Sì, yay! Ok, leviamo le tende molto ma molto rapidamente. C'era un teletrasportatore da queste parti che non avevo ancora trovato e sbloccato. Porca miseria, è pieno zeppo di basi del nemico. Facciamo attenzione perché questi ti sparano da sotto. E vorrei evitare di essere abbattuto. Dovrebbe... Ah, eccolo laggiù, perfetto. Questo è il teletrasportatore che abbiamo visto lo scorso episodio, quando ci trovavamo lassù sul cucuzzolo della montagna. Grazie di essere proprio in mezzo alla ripresa. Ne avevo proprio bisogno. Ok, possiamo ritornare qua in un secondo momento. È una sorta di spiaggia barra deserto. Non saprei effettivamente come altro definirla. Ragazzi, cosa state combinando? Vabbè, faccio finta di nulla che è meglio. Ah, dovevo tornare indietro a recuperare l'uovo? Ecco, senti, scaricami tutto volgarmente qua dentro senza il benché minimo rispetto. Abbiamo anche la carne cruda del Doomud. Vediamo se riusciamo a craftarci qualche bistecchina, se mai che qualcuno abbia fame. Perfetto, mi avete craftato il pane con la marmellata. E con il Doomud non posso farci nulla, per davvero. Ci mancano probabilmente altri ingredienti. Possiamo farci il latte caldo. Mi sembra giusto nelle notti un po' più fredde. Al diavolo, chiediamo ai ragazzuoli di farmi un pochettino di torte di qui. E lo ammetto, queste omelette hanno un aspetto veramente divino. Vediamo di farcene craftare almeno una ventina. Anche per variare un pochettino la nostra alimentazione. Ad ogni modo, vediamo di recuperare questi. E ora possiamo ottenere i lingotti raffinati, che richiedono 2 unità di minerali.
e 2 unità di carbone. Oh, abbiamo finito tutto il minerale. L'ho convertito tutto. È vero, sono un pirla? Oh no, devo andarlo a recuperare manualmente. Ragazzuoli, bravi, bravi. È esattamente ciò di cui ho bisogno. Aspetta che io lo raccolgo, che tanto posso tra... Pensavo di poter trasportare molto più peso, sono stati commessi degli errori. Perché sti cretini, guardate, accumulano tutte le risorse direttamente qua. Ecco qua, basterebbe che passassi io di tanto in tanto a fare un giro veloce veloce. Altro che le loro abilità di trasportatori. Qui là! Ok, ora ragioniamo. Alcuni oggetti purtroppo in sto gioco pesano una scaterva infinita. Mi avete craftato almeno i proiettili per la pistola. Oh, grazie, perché non sapevo più con che cocchio sparare. Ritorniamo qui. Ma che bastardi. Nessuno che si è messo a... Ah no, come l'ho detto, ok, mi avete fatto i lingotti. Scusate, 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 sono partito molto sfiduciato. Presumo richiedano molto più tempo di un classico lingotto standard. Oddio, Arsox che è di livello 2 li riesce a produrre abbastanza rapidamente. Me ne servono almeno 20 per craftare il nuovo fucile, mentre invece per i proiettili, anche i proiettili richiedono il lingotto di metallo raffinato. Siete troppo esigenti. Allora, craftiamo intanto un po' di tessuto di alta qualità, che mi sembra la cosa migliore da fare. Ditemi che ci basta questa catena di montaggio, perché non c'ho voglia di versare lacrime di sangue. Gioco dice... Sì, ne possiamo craftare veramente un bel po'. Oh, wow! Ah no, ragazzi, sono un imbecille. Avevo letto questo numero. Non ne craftiamo poi così tanto. Considerando che i letti, quelli super mega grandi dei PAL, ne richiedono 10 l'uno, craftiamo al massimo 4 letti. Ah, la mia vita è... Lasciamo stare, la mia vita lasciamo stare. Tuttavia, prima di ripartire all'avventura, diamo un'occhiata ai nuovi PAL, come Dig Toys, che ha mining di livello 3. Se la potessimo cavalcare, potremmo raccogliere un'immane quantità di minerali e via dicendo, in men che non si dica. Fatemi controllare, perché molto probabilmente possiamo già sbloccare la sua sellina. Sì, eccola qua, si chiama Dig Toys Headband. Permette quindi di fare in modo che Dig Toys giri a velocità maggiore e quindi può spaccare via tutte le rocce con maggiore efficacia ed efficienza. Va bene, credo di aver capito. È un modo gentile per dire no, non ci ho capito un cocchio, ma vabbè, dettagli. Non c'è nessuno che sia, non lo so, bravo. No, è solo serio, questo è il che vuol dire. Più 20% velocità di lavoro. Mi accontenterei da sto punto di vista. Però mi servi là fuori, ciccio. Allora, facciamo una prova. La porto via con me al posto di Robin Quill. Per adesso, tanto abbiamo Warsect e Bushy in caso di necessità. E vediamo quindi, come dicevo, di ripartire... Mi hai fatto cagare in mano, ciccio. Di ripartire all'avventura e cerchiamo di continuare a raccogliere altre risorse da queste parti. Oh, oh, ho trovato Anubis di livello 47! Signore, che ci fa lì? Pensavo di trovarla tipo là sopra. Ma ha fatto cagare in mano. Ok, a quello non andiamo a rompere le balle. In verità volevo solo raggiungere il sacro graal del carbone. Guarda quanto! Ho detto tra noi, potrei mettere un paldec direttamente qua. E vi sono tutti felici e contenti. Se proprio volessimo sfruttare... Signore, lei che ci fa su un albero, scusi? Dicevo, se proprio volessimo sfruttare il sistema senza il benché minimo ritegno, tanto per variare la parola classica. Dai, Domod, entra dentro e non rompere le scatole. Perfetto, ne ho catturato un altro. Olè. Allora, divertiamoci, come dicevo, a testare il nostro Digitoys. Wow! È partito super triggerato, va che spettacolo! Continua a triturare, continua a triturare senza il benché minimo rispetto. È come se avesse capito fin dall'inizio. Oh, ti sto adorando. Cioè, io spero che stia spawnando carbone come non ci fosse un domani, perché mi sa che di questo passo faccio prima a far tutto direttamente io. Senti, diamogli una mano perché lo vedo un ciccinino in crisi. Le animazioni sono troppo carine. Ok, sto gioco avrà freebootato Pokémon come non ci fosse un domani. Però lo ammetto, è fatto bene a prescindere. Ciccio, aspetta che... Grazie, molto gentile da parte tua. Ok, il suo lavoro lo sta facendo, eh. Probabilmente se lo levelappiamo a sufficienza, potrà fare decisamente molti più danni alle varie roccine. Troppo bella l'animazione con lui che rientra nel guscio, però. Quanta roba posso portare via ancora? Non tantissima, purtroppo. Anzi, mi dicono dalla regia che il mio piccone si è rotto. Giorgio, si è rotto il piccone! Vabbè, Digitoys, tu torna dentro. Io sono quasi al limite, quindi non posso raccogliere nulla. Sì, un minimo di risorse le raccogli. Però col piccone rotto sei praticamente fregato. Oh, mai una stracocchio di gioia. Ciao Sparkit. Ti ho ucciso? No. Ma ti ho portato molto ma molto vicino a uno stato premorte, ma vabbè, dettagli. Ciao ciccio. No, è uscito, piccolo fetente. Entra nella sfera, ottimo. Dovrei cercare un'arma. Mi pare che ci sia un bastone elettrificato
che ci permette di stunnare un attimino i pal, e così facendo sono più facili da catturare all'occorrenza. Ciccio, mi servi solo per... sei uscito dalla sfera? No, non sei tu. Dicevo, mi servi solo per ottenere un po' di esperienza? Entra nella mia cocchia di sfera! E basta con questi effetti di luce che sminchiati! Che, grazie, munizioni per pistola, ottimo. C'ho un po' di genti sulle mie... sulle mie tracce? È meglio se leviamo le tende. Beacon. No, non ti stai muovendo? Ok, si sta rimuovendo. Sto incontrando parecchi bug quest'oggi. Le uova, mi sono dimenticato di andare a controllare le uova di nuovo. Peraltro, aspetta, faccio un salto perché tanto ormai è praticamente buio. Il problema è che sei tipo super appesantito. Hai ragione, quindi prima scarichiamo tutto alla base. Che spavento, la dovete smettere con sta storia. No, vi giuro, vi sto odiando che non ci avete idea. No, non volevo accendere quella. Scusi, volevo solo riparare il mio povero piccone. E a sto punto anche la mia pistola, perché di sto passo, prima che io riesca a ottenere la pistola di livello 1000.000, qui passano 8 milioni di anni. Grazie, perfetto. Nel frattempo vediamo di... Aha, ok, ora ragioniamo. Fare altri 35 lingotti. Scusi, non mi schiacci cortesemente. Devo solo fare un saltino dall'altra parte. Oh, ragazzi, possiamo quasi dare la caccia a Mammorest, il mammuto rompipalle, via dicendo. Gente, wow, aspetta, vedo uova oscure. Tre uova oscure avete fatto. Scusate, permesso, vorrei solo prendere le uova. Sì, sono tre meravigliose uova oscure da 50 kg l'una. Della serie meglio abbondare. Aspettate che, visto che sono qua, ne approfitto per recuperare un altro po' di tessuto. Grazie, sì vabbè, di lana, insomma ci siamo capiti. Guarda quanta. Beh, Lunino, occhio che sei ad un passo dal limite. Vabbè che devo anche... Aspetta, sembra una bella cosa, raccogli anche il resto. Dicevo, devo ancora level upare, quindi buttami su di altri 50. Aumenta un po' i miei attacchi, aumenta un po' la vita. E olè! Come per magia, ora mi posso muovere liberamente e ritorniamo di nuovo indietro. Altrimenti non riuscirò a far schiudere queste cocche di uova. Nel frattempo queste sono pronte. Vediamo di farle uscire rapidamente. E abbiamo un'altra... Ah, Lailin! Ecco, ora mi ricordo chi avevamo fatto schiudere nelle scorse puntate. Ma questi oscuri... Non lo so nemmeno io. Fa freddo. Ma perché dovete rompere i maroni? Ci sono 86.000 pal che stanno accendendo fuochi tipo dovunque. E dai, Raul, ne abbiamo anche troppi in gioco. E qua dice... No, questi si devono lamentare a prescindere. Non mi daranno mai delle soddisfazioni. E un malpaca, sì, perché guardi, ne avevamo proprio una carenza di malpaca veramente assurda. Allora, io ci provo, lo sappiamo tutti che non funzionerà. Non cambierà uno stracocchio di nulla. Dirà sempre che ha freddo e tutte cose. Ah, questi li vieni a craftare, pezzente. Occhio che poi ti scotti, levati di lì. Sì, possiamo dire con certezza che quell'uovo non sarà mai soddisfatto. Ok, lasciamo tutto lì, abbiamo altro. Il gioco dice no, meraviglioso. Aspetta, mi ero completamente dimenticato di controllare il nuovo gatto, ovvero Tomcat, mi pare che si chiamasse. Eccolo qui, Tombat. Ma guardalo, piccolo adorabile stellino. Ha delle caratteristiche abbastanza minori allo stato attuale. Ovviamente è un pal di elemento oscuro, ma è troppo carino, sembra uscito da un cartone animato della Disney praticamente. Io volevo anche rinnovare le camere di pal, ma ovviamente non possiamo farlo di notte. Devono andare a dormire, sì, poveri cristi. Allora, gente, facciamo così. Dato che non posso craftare il fucile d'assalto fin tanto che non ho finito di craftare la pistola stessa, io mi diverto a passare i prossimi 20 minuti a premere F, che vuol dire che metto un oggetto pesante sopra il tasto F e vado a farmi una bella tisana calda. E noi ci vediamo fra un bel po'. E come per magia è l'alba di un nuovo giorno. Non per me, per me è passato un sacco di tempo, ma non è l'alba di un nuovo giorno. Anzi, è mezzanotte e mezzo, ma insomma ci siamo capiti. Sì, signori, finalmente ce l'ho fatta. Cioè, ce l'ha fatta il piombino da pesca che ho messo sul tasto F. Ma insomma ci siamo capiti. Lo tengo dai tempi d'oro in caso di necessità. Guardatela. Eccola qua, finalmente. La possiamo utilizzare, vero? Fa 625 di danno. Porca miseria, contro i 250 della nostra pistola standard. Beh, esteticamente presumo che sarà uguale. Potevate farla un attimino più elaborata, sviluppatori? No, ci perdiamo sulle boiate, ma vabbè, dettagli. Tanto che ci siamo, non dimentichiamoci di chiedere ai ragazzuoli di craftare il... Dove puoi stare il fucile d'assalto? Buon salve? O sono cieco io che non lo vedo? Weapon Assembly Line. E qui sta. E qui sta. Non sono rimbecillito. Ragazzi, non lo vedo io per davvero? Ma qua non c'è. Non c'è da nessuna parte. Gioco. Gioco. È un gomblotto. Cosa
cosa cacchio sta accadendo? Perché non lo vedo? Non mi fate arrabbiare, figlioli. Non mi fate arrabbiare, porca di quelli per porca. Aspetta che nel frattempo qua sotto mi hanno prodotto altro tessuto di alta qualità. Approfittiamone anche per produrre un bel po' di polvere da sparo. Ottimo. Signore, lei si è chiaramente bloccato, ma facciamo finta di nulla. Prima di andare ad inaugurare la nuova pistola, divertiamoci... aspetta, io non lo farei minchiare. Dicevo, divertiamoci ad abbattere tutto, perché devo fare attenzione se distruggo le parti sotto senza aver rimosso le parti sopra. Qua viene letteralmente giù tutto. Direi anche di allargare la struttura, perché temo che i nuovi letti siano davvero grandi più grandi. Allarghiamo tutta la struttura a questo punto. Demolisce anche questo. Questo lascialo per adesso. Ribadisco che no, non ho intenzione di fare le strutture in metallo che emanano tetano lontano un chilometro. La manteniamo normalmente in legno. Mi sarebbe piaciuta una struttura in legno un pochettino più raffinato. Assolutamente sì, ma allo stato attuale non c'è. Forse ci sarà, boh, magari ai livelli successivi. Allora, non è bello da vedersi, ma la facciamo comunque leggermente sporgente. E vi sarò tutti felici e contenti. Ragazzi... Signore, lei sta facendo il bagnetto? Scusi, ma non per criticare, ci sono le terme uber grandi laggiù, deve venire a rompere le balle qua. Va bene, gioco. Ho rinunciato a ragionare in maniera logica con te, mi sale quasi sempre un porco troppo supremo. Dovremmo fare due piani di letti almeno, altrimenti non ci starà tutto, questa è una... certezza assoluta. Non siamo costretti a fare 8 milioni di finestre, perché tanto qui ci stanno i PAL e non hanno bisogno di luoghi open space. Voglio dire, è già tanto che io gli abbia fatto una camera. Allora, una volta tanto possiamo centrare contro ogni aspettativa la porta. Ok, adesso sarà decentrata rispetto a quella, ma casomai posso fare una cosa del genere. Wow, poi esplosi in faccia, dicevo, distruggi i pavimenti, rimettiamoli dritti da quest'altro lato. Olè, e ricraftiamo le varie scale in pietra. Oh, quanto mi piace. Ecco qui ed ecco qua. Casomai rimuovi queste altre scale in pietra, ripiazzami un pavimento. È dritto? Credo di sì, è quello là che in verità è storto. E ricostruisci, come dicevamo prima, de novo quelle stracoppie di scale di qua. Perfetto. Ora, fatemi dare un'occhiata a questi letti grandi dei PAL. Porca la miseria. Sono davvero uber giganteschi. Allora, cerchiamo di metterli il più vicino possibile alle pareti. Non mi interessa se non sono dritti. Va bene così. No, più di due non ce ne stanno. Allora, cerchiamo di essere tattici. Così facendo abbiamo completato anche la missione. Mettiamo un po' di letti grandi ai lati e dei letti più piccoli al centro, che se siamo fortunati saranno più che sufficienti per i PAL standard. Wow! Guarda che stracocchio di letto che non v'ho craftato, figlioli. E appena mi finite di costruire quello, gioco dirà missione completata direttamente a sinistra. E se facessimo la struttura alta al doppio... Non ne dobbiamo piazzare 80.000. Però sappiamo tutti che prima o poi i PAL grandi più grandi si buggeranno. È un dato di fatto, è una certezza. E la sfiga mi accompagna ad ogni passo. Ok, così dovrebbero riuscire ad entrare. Sapete che vi dico? Distruggiamo per adesso queste terme. Olè. E le craftiamo in versione uber grande, casomai sul tetto. Secondo me può funzionare. Più che altro la rottura di balle è che adesso devo andare là fuori a mettere delle scale in modo tale da condurre i PAL sul tetto. Intanto ho craftato altri due lettucci, altrimenti stasera quelli si lamentano. Beh, spero che dormano anche meglio in queste condizioni. E voilà, perfetto, questa parte è praticamente a posto. Distruggiamo questi letti più piccoli. Devo fare attenzione perché ogni volta che distruggo qualcosa, le materie prime che sono state utilizzate ricompaiono magicamente nel mio inventario. Quindi vuol dire che... mi appesantisco alla velocità della luce. Da quello che mi dice il gioco, in teoria questi letti sono adatti soprattutto ai PAL quelli più grandi. Spero che ovviamente ci vadano tendenzialmente i PAL grandi e i PAL piccoli utilizzino invece quelli più adatti alle loro dimensioni. E sono di nuovo sovrappeso. Gioco, mi stai facendo triggerare veramente un sacco male. Quindi, come dicevo, questi più piccolini li sgnacchiamo in mezzo a quelli più grossi. Come per magia sono di nuovo leggero. Yay! Ce ne staranno, penso, almeno tre. Non deve essere un lavoro perfetto. L'importante è che funzioni. Che spavento! Eravate tutti qua. Più che altro devo davvero capire come mettere le scale.
Mi toccherà metterle qui, ma è un lavoro orribile. Devo piazzare un tetto brutto più brutto direttamente lì, a cui collegare ovviamente delle scale qui. Mi metti altre scale qua? Il gioco dice manco per il cocchio? Dai. Aha, ho messo una fondamenta e ora mi fa piazzare le scale. Detto tra noi, se ora rimuovo le fondamenta, le scale crollano. Ti sto odiando. E niente ragazzi, per ora lasciamo così. Spero che in futuro uscirà qualche mod o altro che mi permetta di sistemare il tutto. Devo anche togliere quella finestra perché allo stato attuale non ha il benché minimo senso di esistere. A sto punto qua sopra, un peccato non ci siano le pareti, quelle un pochettino più piccoline, possiamo mettere le terme di alta qualità per i nostri ragazzuoli. Oddio, sto cercando di non farle compenetrare male, ma penso che sarà abbastanza difficile. Non sarà la cosa più bella della vita. L'importante è che funzioni. Non verranno mai e poi mai dritte. Ok, pensavo che il risultato finale sarebbe stato nettamente peggiore, però possono passare tranquillamente da una terma all'altra. Passatemi il termine. Sto facendo giochi di parole involontari. E per adesso due sono più che sufficienti. Vanno a sostituire quelle che prima si trovavano qua dentro. Oh, allora fatemi rimuovere questo che a questo punto è inutile. Non ho abbastanza materiali per mettere l'ultimo letto. Dai, che stracocchio. Ok, mi trasbordano un attimino, ma i ragazzuoli dovrebbero poter passare in tutta tranquillità. Perfetto, craftate gli ultimi. Ogni volta che ho un progetto in mente mi mancano le risorse. E che due balle, ho passato quasi tutta la giornata praticamente a sistemare base e via dicendo. Dicevo, il resto dei lettini, casomai, glieli sgnacchiamo qua sopra. Glieli faccio anche belli distanti, così non sono neanche troppo schiacciati gli uni contro gli altri. Non deve essere un progetto... Grazie, ragazzi, vi dovete levare dalle balle? Vabbè, c'è finta di nulla. Dicevo, non deve essere un progetto bellissimo. Devo solo sperare che i ragazzuoli non rompano le balle. Anzi, ci sono più letti di quanti ve ne servirebbero. Oh, che fatica la mia esistenza. Ok, per adesso diciamo che mi ritengo molto ma molto soddisfatto. Poi finiamo con calma i vari progetti. Fatemi piazzare giusto un po' di lucine, perché magari la sera poi qua non si vede uno stracavolo di nulla. Tanto questi candelabri e via dicendo sono molto ma molto delicati e soffusi. Mi fa strano vedere le palme sul tetto e le rocce un pochettino trasbordanti. Però dai, lasciamola così. Mi sa che alcune pareti sono girate da un lato e altre dall'altro. Va ben così. Lasciamo stare. Però sì, è tutto più ordinato di prima, eh. Devo ancora sistemare un po' di cosine, ma genericamente direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ora, domanda da un milione di dollari: perché non mi crafti lo stracocchio di fucile? Perché? Forse posso fare qualcosa al banco da lavoro standard. E no, mi fa craftare le munizioni. Ma non è che sono rimbecillito io che non lo vedo. Cioè, mi sembrava che fosse un'icona abbastanza ovvia. Lasciamo stare. Lasciamo stare che è meglio. Vediamo di ripartire all'avventura. E vi sono tutti, casomai, felici e contenti. Abbiamo qua sotto un Lunaris livello 32. E tecnicamente abbiamo anche Univolt. Non che ci serva come boss. Siamo messi abbastanza bene. E gli altri che abbiamo incontrato li abbiamo catturati quasi tutti, tranne il Verdash di livello 35. Per adesso, casomai, vediamo di affrontare uno scontro alla volta. No, quell'accampamento non lo assalto perché non c'è nessuno di utile. Ok, Ciccio, fammi scendere qua, molto ma molto gentile. Allora, dobbiamo scoprire qual è l'elemento di base di questo boss. Non so se è una variazione di una creatura che abbiamo già incontrato. E no, non credo. Lunaris è... Ah, è neutra! Ok, teniamo pronta una ipersfera, perché comunque di livello 32. E chiediamo casomai a Warsek. Dai, che si è comportato molto molto bene. Fatemi provare anche la nuova pistola. Ti vuoi togliere che devo provare la nuova pistola? Ok, 53, non è decisamente niente male. Faccio decisamente molti più danni che in passato. Ok, aia! Se la colpisco alla testa le facciamo dei danni critici. Signori, finalmente mi sento un cicinino più utile. Che si muove anche troppo. Signora, si afferma. Schiva, schiva, schiva. Wow. Ok, non ci ha fatto neanche troppi danni. Warsect, l'hai bloccato in un angolino. Ma sei un genio. Aspetta, aspetta. Aia. Warsect, si è tanto buggato. È veramente un sacco. Warsect, torna da me piccolino. No, signora, porti pazienza. Aio, aio, ha rotto le palle. Quanto stiamo? No, 9%. Aia. Ho detto 9% è un po' troppo poco. Ok, provo a colpirla. E tanti saluti. Vediamo se non ce la fa la ipersfera, porca la miseria. E si deve ribella. Non mi faccia perdere tempo, signora. Entri nella sferonza. Fatta, è fatta, è fatta. Non uscire adesso. E olè! Abbiamo catturato anche Lunaris, che tuttavia è distruttiva.
Ma porca la miseria, ma dimmi te se devo avere i palconi complessi? Fatto sta, figlioli, che adoro la nuova pistola di livello 1000.000. Secondo me possiamo anche affrontare efficacemente Mammoreth. Batte ritirata! Il Mammoreth che mi batte ritirata, questa è nuova. E che non ci guadagno nulla ad affrontarlo. Visto che siamo sul finale dell'episodio, penso, non lo so perché ormai sono in partita da talmente tanto tempo. Vediamo casomai di passare. No, scusi, ho sbagliato tasto. Al prossimo cattivone di turno. Vediamo un po' chi possiamo andare a bullizzare male. Aspetta un secondo. Signore, direi che qua le sue rocine hanno qualche problema. Oddio, aspetta che non mi compenetro male dentro la mappa. Ho fatto una micchiata. Oh no, male. Oh merda, sono dentro la montagna. Oh, ok. Ma io perché non mi faccio una stragrande riga di... Insomma, ci siamo capiti? Ok, sono arrivato fuori. Non è successo niente, tutto calcolato. Salve, sono il telone del giorno dopo che hai editato il video. Sì, ci sono ancora un po' di minuti che dovete vedere, un paio di battaglie, vi dicendo. Io sono appena respawnato per fare l'outro. Gioco? Cosa cocchio? Ragazzi, vi siete dati un po' troppo da fare. Di qua la situazione è ancora abbastanza normale. Devo avere tipo l'inventario super pieno. Il gioco dice sì, c'ho letteralmente di tutto. Come al solito, il resto di questo video ve lo faccio vedere nella prossima puntata. C'ho di tutto. Aspettate che scarico un po' di risorse. E che ogni volta che fai fuori o catturi un pal, ti riempie di roba come non ci fosse un domani. Ah, che dicevo, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo magari andiamo a una delle torri a far fuori un altro di quei boss super seri del comitato, lì il sindacato, come cocchio si chiamava, non me lo ricordo nemmeno io. E niente, se avete qualche altro accoppiamento da suggerirmi, fatemelo sapere nei commenti. Devo ancora aprire le altre uova. Porca miseria, che spavento. Che spavento, ciccio, mamma, per dettagli. Le controlliamo, casomai, come dicevo, nella prossima puntata, perché vedo che nel frattempo si sono incubate tipo tutte. Aspettate che rimuovo questi a questo punto. Sono stati commessi degli errori? Assolutamente sì. L'uovo è ancora valido, vero? Per fortuna che ho fatto una copia del salvataggio prima di iniziare a registrare. Faccio sempre una copia di salvataggi perché queste cose possono capitare. Queste cose possono capitare, porca la miseria. Dicevo, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Ma vaffanculo il gioco. Lasciate un bel mi piace, altrimenti al telone capitano sti incidenti. Colpa vostra che non avete lasciato mi piace. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.